Faeto, isola linguistica della provincia di Foggia, anche quest'anno ha ospitato Office 2019, corsi intensivi di lingua francese con approccio al franco-provenzale. Denis Faddà, presidente della Renaissance. Professor Faddà, questo ponte tra Faeto e la Provenza si rafforza di più nel segno della francofonia. Sì, si rinforza di più e si rinforzerà ancora, perché veramente è proprio quello che vogliamo. E lo vogliamo come ho avuto l'opportunità di dirlo. E il franco-provenzale è entrato e le isole di Celle e di Faeto sono entrate nella francofonia. Perché ne fanno parte naturalmente, ma ne de devono fare parte, se posso dire, politicamente, perché è dentro il mondo francofona che si può proteggere di meglio la lingua franco-provenzale e la cultura di queste isole franco-provenzali. 2 settimane all'insegna di conferenze, proiezioni, escursioni, momenti di convivialità. Traccia il bilancio il sindaco Michele Pavia. Il bilancio è molto positivo. Quest'anno in particolare abbiamo avuto la partecipazione di docenti qualificati anche dall'estero. Abbiamo addirittura la professoressa Naomi Naci che ha conosciuto questa iniziativa ed è venuta qui e sta apprendendo un pochino la realtà di Faeto. Noi riteniamo di proseguire su questa strada perché è una strada che ci porta a farci conoscere nel mondo accademico, nel panorama della francofonia. A sostegno del progetto il Galmeri Daunia, che con il presidente Alberto Casorea pensa ad un dizionario italiano-francese franco-provenzale e azzarda l'ipotesi di inserire il franco-provenzale tra le materie di studio nella costituenda Scuola dei Monti Dauni. Questa è sicuramente un'ottima idea, ma io ho azzardato anche un'altra ipotesi che resta solo un'ipotesi. Io mi spingo sempre un po' oltre. Quest'anno nasce la Scuola dei Monti Dauni, la Scuola Autonoma dei Monti Dauni. Abbiamo tante speranze di un progetto che non è un progetto autonomista, ma un progetto fortemente identitario. Magari in futuro si potrebbe anche pensare che all'interno delle materie di insegnamento ci possa essere il franco-provenzale o addirittura l'Arberesce per quanto riguarda Casalvecchio. Non è una cosa che io escludo, dobbiamo lavorarci, però con la nostra scuola questo forse, voglio dire, fino a ieri non era possibile, forse oggi è possibile.